Buongiorno e benvenuti a un nuovo appuntamento con Lombardia Notizie Online. Oggi torniamo all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo perché dopo l'intervento eccezionale di cui vi avevamo parlato il mese scorso, oggi, in questi giorni, è stato eseguito un altro intervento che non ha pari in letteratura. Cosa è successo? Che un paziente di 79 anni che soffriva di aneurisma aortico è stato operato, pensate, con un'anestesia epidurale. Non è stato quindi addormentato. Ne parliamo con il dottor Stefano Pierrelli, che è il direttore del reparto di cardiochirurgia vascolare, appunto, dell'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Questo intervento era un intervento che è stato eseguito in un paziente che aveva una patologia respiratoria molto importante, che controindicava completamente un'anestesia generale, quindi la classica intubazione. Non è mai stato fatto questo intervento con un'anestesia, come abbiamo fatto in questo paziente, epidurale. Il problema è che il paziente non era in grado di fare, di sostenere un'anestesia generale, per cui abbiamo fatto vari incontri con gli anestesisti e con il paziente. Ovviamente abbiamo condiviso col paziente quello che erano i rischi, ovviamente, dell'intervento, e il paziente ha sempre, devo dire, manifestato la volontà di essere operato, perché voleva in qualche maniera risolvere questo problema che l'avrebbe ovviamente messo a rischio notevole di rottura e quindi di morte. Il paziente era stranissima questa situazione, perché il paziente era completamente sveglio, chiacchierava con noi durante l'intervento è stato un giorno in osservazione in terapia intensiva e il giorno è tornato in reparto e quindi ha ripreso pian pianino le sue funzioni senza aver avuto nessun problema di tipo respiratorio. Questo ovviamente per noi è stata veramente una grandissima soddisfazione. Il dottor Pirelli, il paziente sta bene e potrà, penso, brevemente riprendere la sua vita normale. Fra l'altro, se non vado errato, era un paziente neanche giovanissimo, giusto? È un paziente di 79 anni che ha questa patologia respiratoria ormai da tanti anni, per cui ha l'ossigeno in continuo e aveva delle prove di funzionalità respiratoria veramente molto molto alterate, quindi chiaramente questo ci ha indotto, ecco, a percorrere questa strada. Dottor Pierrelli, lei pensa di aver aperto nuovi scenari in questo settore, oppure pensa che un intervento del genere vada diciamo vestito su misura del paziente, quindi andiamo verso una chirurgia che è sempre più come dire, specifica rispetto a ogni singolo caso? Questo sicuramente è fondamentale, avere un gruppo, perché non sono io, non è stato fatto grazie solo a me, ma alla mia equipe, all'equipe anestesiologica, all'equipe infermieristica, che hanno tutti colto l'importanza di questo intervento e quindi ovviamente hanno tutti collaborato e in maniera scambiandosi ovviamente le informazioni, cercando di raggiungere l'obiettivo nel miglior dei modi possibili. Ora, dire che questi interventi cosiddetti ad alto rischio siano proponibili in tutti i casi, ovviamente non posso dirlo, non sarebbe corretto. Sicuramente questa nostra esperienza darà un contributo a chi, analogamente a quello che abbiamo avuto noi, si trova davanti dei pazienti che chiedono di essere curati e che a cui magari abbiamo una possibilità in più di poter dare una risposta. E anche per oggi è tutto, voi continuate a seguirci sul nostro sito www.lombardianotizie.online e sui nostri canali social.